Mambo Italiano, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabresi do the mambo like a crazy with a Mambo. Don't want a tarantella, Mambo, no more mozzarella, Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà and a Mambo. Appello di Milano. All'udienza dell'8 maggio 2013 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa contro Berlusconi Silvio. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado per Silvio Berlusconi, 4 anni di reclusione, di cui 3 coperti da indulto e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. La Corte ha riconosciuto Berlusconi colpevole di frode fiscale sulla compravendita dei diritti TV Mediaset. Ma le pene non scatteranno subito, bisognerà attendere la sentenza di Cassazione che metterà un punto definitivo alla vicenda, dopo 10 anni di indagini e 2 processi lunghissimi. La giustizia? Cavallo di battaglia o spada di Damocle per Berlusconi? Forse entrambi. Mentre il capo del PDL subiva una sconfitta a Milano, a Roma riusciva a portare a casa la presidenza della Commissione Giustizia per il suo partito. Poche ore prima della sentenza, il PDL Nitto Palma è stato eletto presidente della Commissione Giustizia dopo 2 polemiche e 3 votazioni andate a vuoto. Quando si accusa una persona di indecenza, si deve avere il coraggio di spiegare perché. A fronte, della necessità per tutti di abbassare i toni, sarebbe opportuno che tutti lo facessero. All'ex guardasigilli dell'ultimo governo Berlusconi, 13 voti favorevoli, quelli di PDL, Scelta Civica, Scheda Bianca, da Lega e PD. Sempre ieri a Palazzo dei Marescialli il plenum del CSM nominava a maggioranza l'ormai ex presidente della Corte d'Appello di Roma, Giorgio Santacroce, a capo della Corte di Cassazione. La stessa che deciderà, forse già dopo l'estate, proprio sul processo Mediaset. Non tutti nel PD, ma anche nell'opposizione, hanno apprezzato questa scelta. C'è chi considera Santacroce vicino a Cesare Previti, fedelissimo del leader PDL. Fu sentito sul caso Imisir, la Boccassini lo interrogò per una cena con Previti negli anni 80. Santacroce ha commentato: è incredibile, si è voluto dare peso a una cosa normale avvenuta 35 anni fa. Allora, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è la 150esima puntata dell'Ale che tira, quindi insomma, festeggiamo. Ma noi pensavamo fosse scoppiata la pace col governo delle larghe intese, tutto si era più o meno acquietato, era cominciata la pacificazione, invece non è così, perché la tempesta in Italia è perenne. Naturalmente la sentenza che condanna Silvio Berlusconi a 4 anni e a 5 anni di interdizione dei pubblici uffici è una cosa che peserà sulla politica italiana, sul governo di larghe intese. Oggi Libero la racconta così: governo in manette, proprio per dire che insomma è anche Letta una vittima di questa sentenza. Prima di andare avanti e discutere con i miei ospiti di tutto questo, però voglio farvi sentire cosa ha detto ieri all'uscita del Tribunale di Milano Nicolò Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, a proposito della sentenza. Sentite. Sentenza che mette a rischio anche la stabilità politica del governo. Ma guardi, questo non compete a me, io non mi interesso della stabilità politica del governo, io non credo che ci sia nessuna correlazione tra l'una e l'altra cosa. Qui questa sentenza mette a rischio la stabilità del diritto, che è ancora peggio per me come avvocato. Messo, può andare incontro a una possibile condanna in Cassazione? Attenzione. Ma veda, attenzione Gradini, la condanna in Cassazione a mio parere non ci potrà essere, quindi io su questo sono molto tranquillo, come ero assolutamente convinto, e ve l'ho detto 1000 volte, che la Corte d'Appello avrebbe certissimamente confermato la condanna. Siamo a Milano, questi processi non si possono fare a Milano, come non si può fare il processo Ruby a Milano, cioè non ci sono le condizioni per poter processare Silvio Berlusconi. Sentenza già scritta, la Ravetto, PDL, benvenuta. Buongiorno. È d'accordo con Ghedini? Sì, io ieri ho fatto un'agenzia in cui ho detto la notizia sarebbe stata la soluzione, la non notizia è la condanna, nel senso che era abbastanza scontato, perciò che mi concerne, per come si insomma,
era la situazione. Io, al contrario di Ghedini, ovviamente io non mi occupo della parte dei processi di Berlusconi, questo se ne occupa lui, so che ha fatto delle osservazioni anche su che per i medesimi capi di imputazioni in altre sedi processuali è stato assolto il presidente. Queste sono cose che riguardano lui e i suoi avvocati. Invece politicamente riguarda me, anche se non sono al governo, e io in questo sono assolutamente d'accordo con Ghedini, cioè assolutamente per ciò che concerne il Popolo della Libertà le vicende sono assolutamente scisse, cioè non è assolutamente l'andamento dei processi. Tutti gli osservatori che oggi dicono che questa sentenza peserà sull'equilibrio del governo di Larghe Intese, lei non è d'accordo? Zero, cioè quello che peserà su questo governo della Larghe Intese è se questo governo, e questo lo si capisce velocemente, perché lo si capisce in 3-4 mesi, fa le cose che Letta ha dichiarato in aula, cioè la sospensione dell'IMU e la restituzione più in là, il non aumento dell'IVA che abbiamo a breve, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e un intervento seri. Io sono d'accordo con lei, ho letto le dichiarazioni per esempio della Santanchè che diceva questa sentenza è contro le Larghe Intese, quindi insomma in molti in Italia stamattina l'hanno interpretata secondo così. Secondo me quello che io non sono d'accordo se l'ha intesa così, perché io invece sono convinta che non c'entra assolutamente se nulla. Se si fanno le cose del vostro programma, per voi i problemi di Berlusconi sono una cosa che non sono assolutamente convinta che questo governo andrà avanti e sono convinta che queste cose non avranno nessuna influenza. Io naturalmente non mi sentirò di tradire i 9 milioni che ci hanno votati, che anzi oggi sono 10, nel senso che se io dovessi verificare che tra 6 mesi, 7 mesi non ci sono state fatte determinate cose, vabbè, io per ciò che mi concerne non credo che si dovrà aprire una seria discussione su questo governo. Magari qualcuno invece pensa, e io effettivamente questo mi interessa sentirlo dai colleghi del PD, piuttosto che questa sia una sentenza che eventualmente può creare un po' di destabilizzazione a sinistra, nel senso che magari può diventare la scusa per una parte del partito del PD per dire ecco, vedi, abbiamo fatto gli accordi con uno. Chiaramente è un po' maliziosa, ma non è l'unica, perché oggi ho letto questi commenti in giro, cioè il fatto di dire il PDL fa quadrato attorno al suo leader come sempre, quindi Berlusconi si va avanti, anzi le Larghe Intese sono una garanzia che lui è dentro la partita politica. Per voi invece, che dovete già ingoiare il rospo del governo da fare col PDL, così, questo è un ulteriore aggravio che spacca ulteriormente le varie anime del PD che in questo momento, come lei sa molto meglio di me, caro Misiani, sono in subbuglio. Ma la prima cosa da dire è che va rispettata l'autonomia della magistratura, vanno rispettate le sentenze, la vicenda dei processi che riguardano la persona di Silvio Berlusconi è un conto, la traiettoria di un governo che è nato in condizioni eccezionali e ha carattere di eccezionalità, perché, continuo a ricordarlo, è la prima volta nella storia della Repubblica che due schieramenti contrapposti sono nello stesso governo, esprimono ministri, hanno una piena assunzione di responsabilità politica, e questo spiega tanto della fatica quotidiana del governo Letta e delle forze politiche che lo appoggiano, ma ripeto, la traiettoria di questo governo sarà legata dalle risposte concrete che questo governo saprà dare. Su questo siete d'accordo, sia lei che la Ravetto. Però io le sento gli umori, no? Casson che stamattina dice voglio un passo indietro di Berlusconi, i vostri che hanno votato, sì, hanno impallinato l'altro giorno Nitto Palma, cioè chiaro, c'è dentro il PD un mal di pancia bello grosso. È chiaro che il PD sta attraversando una fase molto difficile. Abbiamo un segretario dimissionario, abbiamo un'assemblea. Lei è ancora tesoriere? Prevista. Si è dimesso anche lei, no? Io sono ancora tesoriere, rimetterò il mandato nelle mani del prossimo segretario che deciderà. No, ma io lo dico a garanzia del partito, almeno è rimasto lei in carica. Io sono rimasto. Per carità, è un bene. Non lo so se sia un bene o un male, però io rispetto lo statuto dice che il tesoriere e il segretario hanno mandati separati, sono entrambi tesoriere votato dall'Assemblea Nazionale, il segretario dalle primarie, insomma, quindi c'è una divisione di ruoli, poi naturalmente il mio mandato è sempre a disposizione, ci mancherebbe altro. Tra l'altro è un compito, diciamo così, non di quelli entusiasmanti di questo periodo. Comunque diciamo che abbiamo messo in fila il PD, è ovvio che è evidente sotto gli occhi di tutti che attraversa una fase di travaglio, la scelta di arrivare a sostenere questo tipo di governo ha suscitato le criticità, i mal di pancia che emergono nel dibattito, però credo che avremo tutto lo spazio per discuterne. Però
gli italiani oggi chiedono a chi governa questo paese innanzitutto risposte alle emergenze economiche e sociali. Noi abbiamo 300.000 persone che a giugno rischiano di rimanere senza un euro perché la cassa integrazione non è rifinanziata. Noi abbiamo l'IVA che rischia di aumentare ulteriormente, deprimendo consumi che sono già sotto terra. Questo esattamente, quindi, come è la ragione sociale di questo governo. Dopodiché però attorno la politica si muove, perché non mi può dire che tutto lo stesso delle commissioni non sia... Io credo che questo governo vada sostenuto finché farà cose utili agli italiani, che sono nella peggiore crisi economica e sociale da dopoguerra. Se dovesse impantanarsi, se dovesse tirare a campare, se dovesse vivacchiare, io credo che noi dovremmo cambiare valutazione riguardo al governo di larghe intese e al tragitto dell'esecutivo Letta. Allora, Prato e Anni, sentiamo la sua opinione, Sel, perché oggi Michele Serra nella sua amaca dice che in effetti in Italia si aspetta il giorno del giudizio. Qual è il giorno del giudizio? La Cassazione di Berlusconi, e che a questo giorno del giudizio non è legata solo alla sorte di Silvio Berlusconi, ma dell'intera vita politica italiana. È così? Ma io non so se, diciamo, se fino in fondo così. So una cosa però, che la vicenda di Silvio Berlusconi è una vicenda che continua a condizionare in modo straordinariamente pesante la vita politica, perfino la vita civile di questo paese. Adesso, diciamo, mi piacerebbe arrivare a un punto in cui il tema dei guai giudiziari di Berlusconi, come quelli di qualsiasi altro cittadino, diciamo, venga discusso dentro ai tribunali, dentro al percorso nel quale qualsiasi cittadino discute, quando gli capita, diciamo, la propria traiettoria giudiziaria. Quello che colpisce anche... Ma lui anche dice di essere un perseguitato, però. Ho capito, dice di essere un perseguitato. Dopodiché il punto vero è che abbiamo visto, diciamo, nelle immagini di copertina, la foto di una manifestazione, c'era anche l'onorevole Ravetto, davanti al tribunale di Milano. Ho citato lei solo perché è qui. Ho citato lei solo perché è qui, diciamo, per cantava pure. Era una citazione di cortesia. L'ho visto, c'era pure. Ho detto che c'era solo l'onorevole Ravetto. Di fronte al tribunale di Milano. Allora, il punto è, noi possiamo continuare, diciamo, a vivere in un paese nel quale c'è un pezzo rilevante, no, di questo paese, perché chi prende 9 milioni di voti è un pezzo rilevante, che, diciamo, rispetto ad uno dei poteri di questo paese, la magistratura, che è un potere indipendente, continua, diciamo, a costruire un elemento di conflittualità che punta al tema della delegittimazione di quel potere, della non riconoscibilità di quel potere. Io penso che questo è un problema. Adesso non so se quando la Cassazione, diciamo, avrà concluso il suo percorso, e lo farà, diciamo, nella propria autonomia, sono d'accordo con Misiani, bisogna rispettare le sentenze, l'autonomia dei giudici, che cosa succederà? Certo, credo che questo nodo vada sciolto, a un certo punto vada sciolto in via definitiva. Ma guardi, non è il problema, diciamo, qualcuno dice c'è chi vuole liberarsi per via giudiziaria di Berlusconi. Non è una questione, diciamo, alla quale mi appassiono. Sinistra e Libertà, Ecologia e Libertà non si è mai iscritta al coro, diciamo, dell'antiberlusconismo. Quindi diciamo che se i grillini vi chiedessero di votare sull'ineleggibilità di Berlusconi, voi non sareste della partita? No, questa è un'altra discussione. Adesso, diciamo, se ci chiedono... perché quella è l'eliminazione comunque del... Se si apre il tema della discussione sull'interpretazione di una legge in Parlamento, su questo si discute e ognuno assume la sua posizione, ma proprio perché non c'è un elemento pregiudiziale, dico questo, no? Nello stesso momento in cui dico io non mi pongo il problema dell'eliminazione per via giudiziaria, come se quello fosse, diciamo, la soluzione a un grande problema politico invece di questo paese, no? Proprio per questo la discussione in Parlamento si fa sul merito delle questioni, quando arriverà il momento su questo ci confronteremo. Allora, la verità è che la soluzione sarebbe vincere le elezioni contro Berlusconi una volta per tutte. Mi pare che non ci siamo. Intanto Grillo, naturalmente, già volte, cara però, Laura Ravetto, non ci siamo adesso. Nel momento. Cara Laura Ravetto, le voglio dire che naturalmente Beppe Grillo su questa roba di ieri, Nitto Palma, Santa Croce in Cassazione, così, insomma, si è scatenato, l'ha chiamato l'alfabeto della vergogna. Lo vediamo un attimo, la pagina di Beppe Grillo, l'alfabeto della vergogna. Ci mette dentro Boccia, Cicchitto, Capezzone, Nitto Palma, sì, loro in compenso Galan. Hanno preso 28 vicepresidenti, quelli non fanno parte dell'alfabeto. Chi sono i 28? I 5 Stelle, ha fatto piazza pulita, si è preso 28 poltrone di vicepresidenti di commissione, quelli invece non sono alfabeto? Va bene, dopodiché... Boccia e Capezzo, cioè, non lo so, due persone proprio poi simboliche in positivo, come Boccia e Capezzone, vabbè. Comunque, cioè, quando si accomodano loro, sono le persone migliori del mondo. Leggo cosa scrive, perché così forse capiamo meglio. Trombati, inquisiti,
Mariti, penso si riferisca a Boccia, vecchie scarpe dell'inciucio, riscossori di premi partita, trombettieri del falso, forse questo è Capezzone, senatrici da supermarket con la scorta, e questa sarà la Finocchiaro, immagino. Un tocco di P2 più un tocco di D'Alema. E questo secondo Grillo, la composizione delle commissioni alla Camera. D'altra parte io vi dico una cosa, ve la dico invece senza alcuna... Sentire anche il mio collega Tommaso Labbate, che tra l'altro saluto e do qui il benvenuto. Ma era proprio necessario mettere Formigoni a fare il presidente della Commissione Agricoltura, e proprio il giorno che diventava presidente è arrivato un ulteriore avviso di garanzia che si trascinava dietro da quando stava in Regione, che poi è stato trombato in Regione e messo al Parlamento. Cioè, sono cose veramente normali che secondo voi avvicinano le persone alla politica? Io credo di no, ve lo dico in premessa. Parla con una che si è espressa anche pubblicamente, diciamo così, con degli accenni di scetticismo, anche sulla partita ad esempio dei sottosegretari. Poi non si può esagerare, perché sennò veramente sembri tu il trombato frustrato che va dicendo che non va bene sol perché tu non ci sei. La cosa non è così. Io mi sono stupita per esempio del mancato rispetto nel mio partito degli equilibri territoriali, del mancato rispetto della rappresentanza di genere. Quindi indubbiamente, insomma, adesso non è che si può dire che almeno io parlo onestamente, poi ci sono moltissimi colleghi che la pensano come me, ma magari non hanno, stanno, diciamo, zitti. Così, esatto, la forza, capita, o il coraggio. Nel suo partito. È chiaro che, voglio dire, non sono le migliori indicazioni possibili ovunque, perciò, però c'è un tema: se poi queste indicazioni fanno quelle cose che devono fare, onestamente il tema viene superato. Cioè, io vedo già oltre, ok, questa partita è stata gestita così, adesso per cortesia c'è un'agenda chiara, per la prima volta c'è un'agenda chiara, Letta è stato serissimo su questo. Facciamo, cioè, non è cose. Che si è nascosto, ha messo dei punti, a me mi dispiace deluderla, cronologia. Perché lei sta dicendo delle cose di gran buon senso questa mattina, però è appena arrivata un'agenzia che dice che il Popolo della Libertà scende in piazza in difesa di Silvio Berlusconi, la manifestazione si svolgerà sabato 11 maggio a Brescia alle 16 in Piazza Duomo, con la partecipazione del Presidente del Popolo della Libertà. Sì, no, Mirta, però scusi, questo era un evento programmato da tempo, fa parte di quell'iniziativa di... Sono le elezioni a Brescia. In difesa di Silvio Berlusconi, però c'è scritto. Ma insomma, io non credo che sia così, perché non è nata così come manifestazione, è nata come manifestazione di partito. Lei? Sarà a Brescia? Ma sì, ma io da tempo abbiamo programmato di esserci, quindi onestamente non so se adesso hanno cambiato la connotazione. Però non era stata pensata in questo modo, poiché tutto il nostro popolo sia, insomma, diciamo, solidale con il presidente Berlusconi. Questo è implicito, però non è lo scopo di queste iniziative. Lo scopo di queste iniziative non è... Che dici? Io volevo fare solo un passo indietro su Formigoni, perché secondo me il problema grave non è che Formigoni sia stato indicato alla presidenza di una commissione agricoltura. D'altronde fanno le larghe intese, hanno scelto di fare questa strada. Se c'è una larga intesa, se c'è un accordo e quelli propongono Formigoni devi votare. Il problema è che Formigoni è stato addirittura candidato in Parlamento dopo la devastante esperienza. Oggi si è beccato stata... il mio giudizio sul caso della clinica Maugeri, per dire che ci sono ancora tante questioni che lo... Però è strettamente connesso alla democrazia, perché effettivamente Formigoni in un partito normale che in un momento, diciamo, decisivo per la storia di questo paese vuole avvicinare la gente alla politica e non allontanarla, non avrebbe dovuto essere candidato al Senato come contentino per essere... Ma la cosa più drammatica che ha, diciamo, un ancoraggio alla democrazia, che la coalizione che si è presentata, diciamo, in continuità, anche se con forti segnali di rottura, perché Maroni è stato quello che ha provocato la caduta, in Lombardia ha rivinto le elezioni. Cioè, in Lombardia il centrodestra, uscito da quell'esperienza di governo, ha rivinto con le elezioni contro un candidato, un signor candidato del centrosinistra, per cui è un ragionamento ancorato alla democrazia. Cioè, non si può fare niente, e hanno rivinto, che vogliamo fare? Poi, Tommaso, scusa se ti provoco, allora se le cose stanno così c'è anche da chiedersi perché il PD faccia una battaglia pazzesca su Nitto Palma e non la faccia... Bella domanda, altra bellissima bella domanda. Facciamo anni questa bella domanda. Ma io penso questo... Tra due anni c'è un'idea. No, ma io sono... No, diciamo, mi sarei associato alla domanda da questo punto di vista. Ma la domanda è assolutamente legittima, in effetti qualche interrogativo lo pone. Però io sarò un seguace della Realpolitik, quando si fa un accordo lo si rispetta. Il problema, casomai, è nell'accordo che è stato fatto, perché è stato chiuso quindi l'accordo. Quindi lei è più stupito che alcuni suoi compagni di partito abbiano segretamente cercato di impallinare Nitto Palma, non del fatto che gli altri abbiano votato. A parte che è stato eletto lo stesso... appunto, ma quando si costruiscono degli accordi
Vabbè, magari non bisogna piace sporcare le mani votando scheda bianca. È legittimo però, esprimere il dissenso, bisogna garantire tutte le sedi in cui quelli che non condividono possono esprimere il loro parere, però poi bisogna decidere. Tra l'altro, pacta sunt servanda. Tra l'altro, la classe dirigente, basta fare un elenco, la classe dirigente dei partiti, il PDL, cioè, è quella che conosciamo. Hanno detto non ci chitto il governo, non amato il governo, non dalle ma cioè alla fine stringendo cioè non è che troviamo Madre Teresa di Calcutta da mandare no, alle varie opportunità no, o Padre Pio o Padre si trova la bianca fiore dice questo lo dico anche forse in polemica col mio partito ma non è vero perché sono rimasti escluse delle persone secondo me a partire dalla sottoscritta non è meglio la Ravetta ma anche altre persone la Bernini scusate la Bernini la Gelmini cioè io non sono totalmente d'accordo la Gelmini però sa per tutta la parte della sinistra viene considerata veramente Belzebù con la riforma della scuola. Posso concludere solo il ragionamento su Berlusconi, perché è quello la madre di tutti i problemi. Berlusconi, secondo me, sta nel momento di massimo picco, perché ha perso oltre 9 milioni di voti. 6 milioni e mezzo di voti, ne ha presi 9 milioni. Sta giocando, secondo me, la sua più abile delle partite, cioè quello di mostrare fintamente e tatticamente il volto buono. Che cosa ha fatto Berlusconi dalla fine delle elezioni? Ha proposto a Bersani di fare un governo lasciando premier Bersani, dopodiché l'ha fatto, ha fatto in modo che il PD si macerasse in un accordo col 5 Stelle. Ha chiesto una presidenza della commissione, della convenzione, salvo poi ritirarsi. Procede per stop and go mostrando, come dire, il suo volto, fra virgolette, più potabile, anche perché sapeva che se avesse mostrato quello impotabile subito dopo il voto, neanche Beppe Grillo sarebbe riuscito a fermare i suoi verso un accordo con il centro-sinistra. Detto questo, Berlusconi ha fatto la sua partita perfetta, ha fatto la sua, il great game, e adesso si tratterà di capire quello che deciderà deciderà la Cassazione, che però, ripeto, non interviene nel merito del processo. Nel merito del processo, la verità processuale è quella stata stabilita ieri, cioè Berlusconi ha commesso quello che ha commesso dal punto di vista della frode fiscale, sull'acquisto dei film e dei telefilm americani, cioè dei diritti TV Mediaset. L'unico, secondo me, punto di equilibrio, gli unici due punti su cui, secondo me, è necessario, come dire, fermare l'asticella è mi sembra difficile, se non addirittura impossibile, che dopo quello che è successo ieri, il Presidente della Repubblica nomini senatore a vita il senatore Berlusconi. Mi sembra ormai... Secondo, ieri si è avuta una risposta ai tanti che pensavano che l'elezione di Napolitano in un certo qual devo modo devo dire che Grillo ieri l'ha detto, che volete che vi dica? Ormai Berlusconi lo faranno senatore a vita, così questo chiudono mi la partita. Sembra smentito. È difficile, secondo me, dopo ieri, che Berlusconi, dopo una condanna di quel tipo confermata in appello, che la Cassazione potrà annullare, ma che intervenendo non nel merito quindi, del processo. Quindi però stai dicendo che le sentenze di Berlusconi hanno un impatto molto forte sulla politica, e sono due cose che non possiamo tenere separate. Sto dicendo che se è vero quello che dice l'onorevole Ravetto e che stanno dicendo in tantissimi, compreso Chiedini, loro si presentano tranquillamente a dire che il PDL ha a cuore il governo del paese e le sorti processuali di Berlusconi hanno un destino individuale, come appunto per i reati. Io fatico a pensare che sia così, e quindi Berlusconi si consegnerà alla storia come lo statista che ha commesso degli errori giudiziari per cui questo andrà in galera la sentenza la batte lo so altrimenti è evidente. Allora, l'unica cosa chiara è che con la presenza del Movimento 5 Stelle e con l'aria che tira dentro il paese il Partito Democratico può sacrificare il governo ma non può assolutamente permettere che di fronte a un voto sulla ineleggibilità di Berlusconi salvi il governo e salvi Berlusconi, perché questo secondo me condannerebbe con l'aria che tira l'opinione pubblica e torniamo il paese a Benni, il partito della sinistra rappresenta Letta e Berlusconi ammanettati con le stesse manette. Torniamo un po' lì, ma veniamo a questo governo. Questo è un governo, come abbiamo detto prima, con tante facce giovani, tante donne. Noi abbiamo ragionato su due delle ministre del governo Letta, guardate. Se la sono presa con la Cécile, che è straniera, ma non hanno detto niente della Josefa, che è straniera anche lei. Cioè, Cécile è straniera, Josefa, idem. Enrico Letta non ha avuto indugi. Chiange, democrat, medico oculista, originaria del Congo, ministro dell'integrazione. La idem invece, canoista ed ex campionessa olimpica sia per la Germania Ovest sia per l'Italia, nominata in quota scelta civica ministro per lo sport e le pari opportunità. Operazione immagine? Forse, dicono gli osservatori più scettici. Rimane il fatto che la scelta delle ministre Chiange e idem non è casuale ed è già discussione su quelle nomine.
La Lega stenta a digerire il ministro Chiange, pesante e volgare l'attacco di Borghezio. Questo è un governo del bonga bonga. Un attacco preventivo per impedire che cambi la legge sulla cittadinanza italiana. Da noi vige lo ius sanguinis, si diventa italiani solo se uno dei due genitori è cittadino italiano, mentre la Chiange vorrebbe introdurre, sponsorizzato persino da Balotelli, lo ius soli, se italiano se nasce nel territorio dello Stato. Non hanno detto niente a Giosefa, perché Giosefa è Giosefa, capace, che prende Calderoni e lo usa come canoa, ci monta sopra e vince le Olimpiadi con lui come barca, capisci? Scivolone diplomatico invece per la idem. Mentre il presidente del Consiglio era a Berlino per un vertice con la cancelliera tedesca, la neoministra ha dichiarato che è comprensibile il risentimento degli italiani nei confronti della Merkel. Insomma, il rischio è che le due ministre oriunde possano diventare strumento involontario del battibecco politico italiano. Dovranno abituarsi. Allora, voglio farvi una domanda. Laura Ravetto, secondo lei è stata un'operazione di immagine quella di nominare il primo ministro nero della storia della Repubblica Italiana e una campionessa olimpica del livello della idem? Guarda, sarò schietta, sì, lo è stata, ma lo è stata in senso positivo. Cioè, a Letta faccio grandi complimenti, perché lui ha scelto dei ministeri neanche tanto di peso, ma altamente simbolici. Non vi nego che mi sarebbe piaciuta questa operazione anche da parte del mio partito. Perché danno quella sensazione della speranza sul loro elettorato, cioè come sul nostro elettorato magari altri temi, no, rispetto a quelli portati avanti dalla ministra Chiange la potevano dare. Quindi mi sarebbero piaciuti i ministri simbolici della mia parte. Detto questo, io ho fatto anche un'intervista in cui ho detto: questa ministra è semplicemente brava, nel senso che lei porta avanti velocemente un tema, lo porta immediatamente in Consiglio dei Ministri. Soli. Su cui tra l'altro ci sarà da discutere, ma io per esempio non ho una pregiudiziale totale. Io ho fatto anche un'intervista su questo in cui ho detto che a certe condizioni... Sta diventando molto di sinistra. No, guardi, qua si tratta di avere una destra evoluta e una sinistra evoluta. No, perdonatemi, che in questo paese prima o poi, grazie a Dio, ci si arriverà. Su che giornale hai lasciato l'Unità? L'ho mandato all'Unità, perché non me la chiedo. Sta diventando molto di sinistra. No, io questo lo rifiuto. Io rifiuto che le posizioni di buonsenso e di aderenza ai mutamenti sociali siano di sinistra. Io questo lo rifiuto, perché così come dico che lo ius soli a certe condizioni sono disposta a discuterlo, perché c'è in tantissimi paesi europei a certe condizioni, quando dice Grasso allora, delle cose, è chiaro che ci vuole magari... Mi perdoni, magari, ecco, perché appunto, però, scusi, prima cosa, però... cos'è lo ius soli, diciamolo a chi ci ascolta, vuol dire che se tu nasci sul suolo italiano hai il diritto ad essere cittadino italiano. Però è per chiaro... esempio, un uomo di buon senso come Pietro Grasso dice: attenti, perché tutte le puerpere... arriveranno in Italia, basta trovare Italia. Degli elementi come è stato fatto in altri paesi europei per cui la madre non scusa io voglio di terminare buon senso, questa cosa sì di però io voglio lui terminare sarà di buon senso, ma questa sì, però, affermazione non è però molto poi di lo buon dici, senso. Può capitare che tu dici vado a partorire in Italia così mio figlio è cittadino, però no, posso terminare succedere. Perché voglio dire una cosa importante detta sulla da un, diciamo che de, sentita dire da Borghezio o da un altro, ecco, questa affermazione avrebbe avuto la stessa un altro senso. Da Grasso sorprende un po' anche, però perché diciamo visto come viaggiano, visto come arrivano i migranti, però posso terminare, ma questa cosa si ovvia velocemente, inutile neanche discuterne ideologicamente, basta dire che la madre deve aver soggiornato in Italia per un po'. Detto questo, io volevo concludere dicendo che però sono anche disponibile e voglio ridiscutere il tema della cittadinanza per chi arriva, perché lì sì invece io voglio che ci sia più si sia più stringenti sul fatto che uno che arriva in Italia diventa cittadino italiano non in automatico, ma perché decide orgogliosamente di diventarlo. Scusate, il mio però è la Chiange fa il suo mestiere. Spero che i ministri competenti per le cose economiche siano altrettanto veloci. E poi c'è un tema, Letta non l'ha detto questa cosa nella lettura dei punti dinanzi al Parlamento, si potrà sempre discuterne, però le priorità rimangono quelle economiche. Quindi il mio non è una critica a questo ministro che è bravissimo, e a dire ai ministri economici, beh... sarete altrettanto veloci. Allora, appunto, sta dicendo la Ravetto, la Chiange, quello che vuol fare l'ha detto chiaro e tondo subito, gli altri forse bisogna ancora capire qualcosa in più. In tutto questo però voglio dirvi che continuano gli attacchi razzisti a Cécile Kyenge, perché continua ad avere forza insulti, nuova. Scritte razziste davanti alla sede del PD, Kyenge torna in Congo, nuova. Quindi insomma forza. Il problema diciamo che non è così... metabolizzato nel nostro paese e soprattutto non è stato delle troppo minoranze perché, vergognose perché gli italiani non sono sicuramente persone che sono così violente sì ma c'è un livello bassissimo di guardia, no, credo che sia giustissimo una minoranza. Che la presidente della Camera Boldrini per quello che è successo in rete come dire si faccia chiarezza e pulizia, ma se quel caso è stato molto indagato, lei ha rilasciato un'intervista a Repubblica al presidente della Camera, questo lo è troppo poco.
perché il livello d'allarme su quello che sta avvenendo, minacce razziste in rete, su un tema che riguarda la razza, quindi come dire parliamo dell'altissimo, il massimo grado di allarme rosso, secondo me questo andrebbe indagato molto meglio di quanto non è stato fatto. Infatti io non la catalogherei solo come una mera operazione d'immagine. Io non l'ho catalogata così. Non ho detto polemica, che è anche non è polemica in positivo un'operazione di visione. Guardate che questa è una sfida simbolica. È una sfida ad un pezzo di questo paese che non ha mai fatto i conti fino in fondo con quella che è la realtà di un'Italia in cui ormai su 60 milioni di abitanti 6 sono cittadini stranieri, che per la stragrande maggioranza però non hanno la cittadinanza pur vivendo, lavorando e pagando le tasse. Questo è il tema di fondo. Qualunque bambino italiano frequenta la scuola, ormai ha un quinto dei propri compagni di classe praticamente che sono bambini stranieri, che però sono tendenzialmente tagliati fuori da un ordinamento. Devo dire più che i nostri figli li considerano assolutamente dei compagni normali, non esiste nei bambini questo problema. Di 11 anni noi viviamo in uno strano paese, perché in questo paese capita che abbiano diritto di voto cittadini che non, forse neanche conoscono la lingua, che magari non sono mai venuti in Italia, che non pagano le tasse in Italia, e che invece chi sta qui paga le tasse, paga il nostro sistema di welfare, che spesso diciamo non utilizza. Bisogna ricordare, anche a proposito diciamo di questioni economiche e non solo simboliche, che oggi diciamo quel che succede in Italia attorno al tema dell'immigrazione è una cosa che anche economicamente diciamo ha a che fare con un elemento semplice semplice. L'Italia spende diciamo per il pianeta immigrazione, dove c'è tutto, diciamo dalla spesa sociale, dalla spesa per la scuola ai CIE, no? All'obbrobio dei CIE, dove si rischia di stare 18 mesi rinchiusi solo perché uno non ha i documenti, non perché ha commesso un reato, spende una cosa come circa 1 miliardo di euro. Dai migranti, dalle loro tasse, 1 miliardo e 100 ci arriva, cioè noi ci guadagniamo da questa. Allora qui c'è un problema culturale di fondo. Molto io penso più, che la nomina del ministro Chienge sia un fatto positivo, e lo dico diciamo da parte di chi non ha votato per questo governo. Penso però, diciamo, e noi sosterremo le iniziative del ministro Chienge sullo Ius Soli, credo diciamo che dobbiamo rapidamente andare anche oltre. Noi abbiamo già presentato, diciamo, pochi giorni dopo l'inizio della legislatura, una legge per l'abolizione dell'assurdo reato di clandestinità. No? È come se ci fosse il reato di povertà, no? È come se uno se la prendesse con i poveri invece che con la povertà. Io me la voglio prendere con la clandestinità, non con chi è clandestino perché non c'ha un documento, è scappato da un paese perché c'aveva fame o la guerra e è dovuto venire qua in una condizione disperata. Allora io penso che vanno fatte queste cose qua. C'è un problema però di fondo, ecco, e questo vale anche per la battuta che facevo prima sulla Biancofiore, scavandosi, che riguarda anche diciamo, il tema perché Nitto Palma no e quell'altro sì. Il vero problema, quello che noi poniamo, è che quello che per noi è poco presentabile è diciamo, l'operazione politica di questo governo. Perché adesso tutti, diciamo, ogni volta che c'è l'emergenza, il paese stremato, fra l'altro diciamo, questa emergenza in questo paese non finisce mai, no? Quanto tempo è che in qualsiasi trasmissione, siamo sempre in emergenza? Però è vero, sì, è vero, Merlino, però posso dire una cosa. Quando l'emergenza diventa normalità, questo è un guaio, perché finisce che i problemi non si risolvono mai. Andiamo sempre a risolvere qualcosa con una toppa. Allora, oggi abbiamo sentito Misiani che dice noi valuteremo come va, a meno che non si riescano a fare delle cose. Esodati, cassa integrazione, alcune cose sacrosante, anche qui noi, giusto che sia, magari le facciamo, dopodiché c'è bisogno solo di questo, oppure c'è bisogno di immaginare per questo paese una strategia di crescita, di investimento sul terreno della formazione, dell'istruzione, dell'innovazione. Su questo come facciamo? Allora, cosa fa questo governo? Visto che ci sono due ricette completamente diverse. Mi scusi, Misiani, allora, ma poi non ci sono. Ritorniamo un secondo però anche al punto PD. Sì, però dobbiamo anche superare questa cosa, Mirta, se noi sto paese, noi che abbiamo 40 anni, Nicola, ti do un consiglio, superiamo sta sciocchezza. Non ci sono ricette antitetiche, tutti vogliamo levare la disoccupazione, far crescere il paese, fare investimenti, ragazzi, sono più ideologiche. Carità, se noi ci mettessimo a un tavolo, Laura, scusate, e dobbiamo superarle queste robe, se no in nome di questa cosa e non le ricette sono completamente diverse, non si arriva tanto. In Europa ormai si è capito quali dovrebbero essere le ricette, si tratta di avere la volontà politica di applicarle. Allora no, mi fermo perché voglio vedere una cosa, perché c'è ancora un altro elemento, un altro tassello. Mentre sabato in piazza a Brescia ci sarà il PDL, a Roma ci sarà l'assemblea del Partito Democratico. Ieri c'è stato un incontro tra i big denominato Caminetto. E anche una manifestazione di Sinistra Ecologia e Libertà a Santi Apostoli. La cosa giusta. Benissimo. Per far condicio. Aggiorniamo l'agenda. Il Caminetto ieri. E Bersani è venuto fuori da questo incontro facendo una dichiarazione che io,
confesso i miei limiti, ho capito poco. Adesso la sentiamo così Misiani me la spiega. Vediamo. Tanto di fare l'esegesi. Mi pare che stiamo predisponendo per l'assemblea le decisioni che contano, cioè eleggere un segretario e fissare la data del congresso. Molto, mi pare che lei aveva proposto di fare il congresso subito a luglio. No, lui non ha mai proposto. Il più breve tempo possibile significa tenere conto dello statuto che abbiamo, quindi è immaginabile che svolgeremo tutte le fasi congressuali entro una certa data, che potrà essere, immagino, attorno a ottobre, insomma, tutta la fase del congresso. Si troverà un nome unitario? Ma certamente, unitario. Siamo in democrazia da noi, Siamo in democrazia, vuol dire che unitario non vuol dire precostituito, lì decide l'assemblea, questo è chiaro, no? Insomma, unitario non vuol dire precostituito, però proprio l'idea che non ci sia un candidato che... Mi pare che tutti scappano, tra l'altro, da sta poltrona di segretario del PD, un po' strano. Cioè, in altri tempi si faceva botte per diventare segretario del partito di sinistra, adesso c'è il fuggi-fuggi. Ma no, non so se ci sia fuggi-fuggi o un accapigliamento. Certo c'è una situazione molto complicata da gestire, in una fase in cui però le regole ci sono e vanno semplicemente applicate. Lo statuto del Partito Democratico dice che quando un segretario si dimette l'Assemblea Nazionale ne elegge un altro, non elegge reggenti, elegge un segretario nella pienezza dei suoi poteri. Poi questo naturalmente ci vuole il reggente forte, che è una... Ma no, ma queste sono tutte formule. Un segretario, punto. Poi il segretario viene eletto in una fase in cui si va a scadenza... con lei un chi vorrebbe segretario? Misiani, ha un nome che le piace? Cuperlo, la Finocchiaro, Speranza? Ma no, guardi, non sono tutte persone che stimo e che avrebbero sicuramente le carte in regola per farlo. Quando Bersani dice non andiamo... Lo farebbe lei, l'unico in carica ancora? Sta lì. Io sono tesoriere, già un compito ingrato. Ma beh, Speranza faccio, è capogruppo. Faccio Speranza è capogruppo, ma vediamo, insomma, ma l'Assemblea è sovrana e eleggerà un segretario. E che poi selezionerà un nuovo gruppo dirigente. Questo è il tema. Le regole ci sono e da quelle non si può sfuggire. Poi c'è un congresso che è previsto nella seconda il prima metà possibile. Nella seconda metà dell'anno, con le regole che ci siamo dati. E lì è la sede. Tutta tranquilla, sembra che tutto normale, ma non è tutto normale. Vi siete presi a bozze un altro po' entro il PD. Ho capito, ma quando Veltroni si è dimesso abbiamo eletto Franceschini. Siccome noi siamo un partito democratico che discute a volte persino troppo, perché la discussione sconfina nel litigio, però discute e vota, io capisco tutti gli elementi di preoccupazione, però in tanti altri passaggi altrettanto difficili il Partito Democratico ha dimostrato di saper scegliere. Questo mi aspetto dall'assemblea di sabato. Dal congresso poi io mi aspetto una discussione vera, profonda, su quello che non è andato bene alle elezioni, sulle ragioni del nostro sostegno al governo e su tante cose di cui è necessario e discutere. Posso dare un elemento di ragionamento anche sulla campagna elettorale, perché mi colpisce molto questa cosa. Durante la campagna elettorale scorsa, anche qui da noi sono passati tutti i leader, è venuto Berlusconi, è venuto Monti, è venuto Ingroia, e tutte le volte che provavo ad avere Bersani mi veniva risposto che Bersani era in testa e quindi non andava in televisione. Cambio scena, sindaco di Roma. Alemanno è venuto, Marchini è venuto, mi hanno chiamato quelli di Rifondazione per avere Medici che verrà a breve. Marino, lo invitiamo, sono in testa, non vado in televisione. Pazzesco. Ma forse se hai stare sempre in testa, non è che non hai proprio riporto tanto bene? Mi chiedo, no, questo però, per carità, guarda, è un piccolo suggerimento leader, umile. L'unico, a memoria no, mia, l'unico leader politico che pure... Allora, chi è in testa, secondo regola politica, tutte particolari italiane... Non concede mai all'avversario il game. Berlusconi rifiutava i confronti. Berlusconi nel 2001 scappava da Roberto Giachetti travestito da coniglio e mandato in giro da Rutelli che gli chiedeva il confronto. Berlusconi proprio scappò, se la diede a gambe. E ha vinto. L'unico leader politico che ha sempre messo in discussione una vittoria certa confrontandosi si chiama Romano Prodi. Però c'è da dire che questa sua messa in gioco nel 2006... Non lascia stare Berlusconi nel 94, perché Berlusconi nel 94 era già in testa. No, no, voglio dire un'altra cosa, Tommaso. Berlusconi, Prodi nel 2006 concesse a Berlusconi
il confronto elettorale, pur essendo ampiamente in testa, ma gliene incolse, perché quella annunciò l'abolizione del bollo auto, l'abolizione di qualsiasi cosa che fosse abolibile, e naturalmente il risultato è finito. Stai dicendo che Berlusconi è imbattibile. Ma lei sta dicendo una cosa diversa che io condivido. Nel 2006 può non darsi, ha vinto, però, scusate, che il confronto diretto... Però l'ha portato sotto. Non ha vinto, scusa, però. Tommaso, lei sta dicendo una cosa diversa che io condivido. Può darsi che il confronto diretto non sia la cosa più utile per il candidato in testa, ma l'assenza, cioè la volontà di non farsi proprio vedere in TV, di non fare campagna elettorale, per anche, anche per chi in testa, secondo me è stato un errore, ma io lo dico grazie a Dio, per carità, ma è un errore, cioè, stava ancora un po' più, noi spingevamo un po', politico, vincevamo, però Bersani, cioè, non si è palesato. Bersani non si è palesato. I 5 Stelle rifiutano deliberatamente di andare in televisione, hanno preso il 25%. Lo so, però Grillo... Grillo, i suoi mega comizi, come dire, Tsunami Tour, Tsunami Tour ha fatto la più grande tournée della storia politica italiana. Ci vai con giudizio, stai anche attento a non inflazionare la presenza. Allora, scusatemi, oltre a fare una domanda a Fratoianni, la sensazione che ho io è che dentro al PD ci sono due anime ben distinte, un'anima più di sinistra che fa una fatica del diavolo, come si è visto anche con Nitto Palma, e un'anima invece più, tra virgolette, di destra, insomma, che comunque pensa che la realpolitik bisogna... E se queste due anime si scindono, perché Sel, è successa una cosa strana con Sel, noi eravate proprio gli alleati perfetti, una campagna elettorale meravigliosa, Bersani e Vendola, proprio la coppia perfetta, dopodiché fino al giorno dell'elezione del Presidente della Repubblica non c'era uno screzio, poi voi siete all'improvviso, anzi, ci fondiamo nel PD, abbiamo già pronte le valigie, poi invece fine del gioco. Fuori, e Sel è andato per fatti suoi. A questo punto, però, per voi sarebbe importante che si staccasse dal PD un pezzo di quelle persone che l'esame lo di me che la pensano più simile a voi che non, diciamo, al governo Letta, per capirci. Io lo vedo in trasmissione tutte le mattine, che c'è un'anima di PD che è vicinissima all'anima di Sel. Due cose. La prima, proprio mezzo secondo. Non è che a un certo punto, diciamo, noi ce ne siamo andati per conto nostro così, ci siamo svegliati e abbiamo detto basta all'alleanza, era tanto bello. Stamani non ci piace più. È successo un fatto, no? È successo che quella coalizione è stata così unita, andava tutto così bene, diciamo, sulla campagna elettorale ci tornerei, ecco, perché ora televisione o non televisione, il punto è che forse se l'avessimo fatta in un altro modo, soprattutto il candidato premier, forse qualcosa di diverso avremmo avuto. Però insomma voi eravate molto... Ma perché andava così bene? Perché quella alleanza non era nata, diciamo, dentro il chiuso di un accordo poco trasparente, dentro la spartizione di qualche posto, vinciamo e poi io mi prendo quel ministero, questo segretario, il presidente della Camera. No, era nata dentro un processo, diciamo, aperto, partecipato, in trasparenza. Le primarie sono state questo, no? Noi abbiamo detto a 3 milioni di persone, qualcosa in più, in una dinamica anche lunga, anche appassionante, vera, fra l'altro, diciamo, in particolare nella sfida tra Renzi e Bersani, che ne hanno catalizzato, diciamo, la parte rilevante. Avevamo detto, noi vogliamo fare qualcosa in questo paese e lo vogliamo fare, diciamo, a partire da 3-4 cose che dicono di una traiettoria. Lo dico all'ora detto, non è utile dire che non è vero che non ci sono differenze, perché è vero che sugli obiettivi siamo d'accordo, la disoccupazione, però su per fare alcune le cose. Delle, quando io dico ho che ci sono ricette diverse, non è vero che non sono superabili, però, per fare le cose, la prego di farmi finire, finiscano, che poi vuole dare la notizia. Perché, diciamo, la differenza la si misura sulle cose che hanno determinato questa condizione, no? Non è vero che è uguale, perché se in questi anni si è devastata la scuola pubblica tagliando l'istruzione, l'università e la ricerca, quella è una ricetta ed è una ricetta sbagliata, punto. Allora però che cosa è successo? Che a un certo punto quel patto lì con gli elettori, che c'aveva tra le altre cose un punto di fondo: noi non faremo mai un'altra avventura col centrodestra, e non perché siamo pazzi o schizzinosi, perché pensiamo che quella roba là non funziona. Quando sull'elezione del Presidente della Repubblica si è scelto improvvisamente di cambiare strada a 360 gradi, di andare in un'altra direzione, voi, perché Marini ha detto io non sono passato perché io volevo fare l'accordo con il centrodestra, questo ha detto, no, non è che ce lo siamo sognati, noi abbiamo scelto un'altra strada. Adesso che facciamo noi? Noi l'11 maggio in piazza Santi Apostoli con Rodotà, con Gadler, Città De Gregorio, facciamo una manifestazione grande in cui diremo una cosa: noi vogliamo costruire in questo paese una sinistra moderna che si pone il problema del governo, che prova a contendere
quei voti che per esempio si è preso il Movimento 5 Stelle e che tanti di quei voti oggi ecco, possono allora, ancora... La fermo, un attimo, la fermo perché ci arriviamo, perché... Siamo pronti su questo, siamo pronti su questo, diciamo anche a mettere in discussione però le stesse. Però Sel aveva promesso, scusate, in campagna elettorale, Sel aveva detto che avrebbero rispettato le decisioni della maggioranza. Certo, nel governo, guarda, Laura, non è che uno fa l'alleanza, supera uno sbarramento più basso di quello che avrebbe superato da solo e poi non rispetta diciamo non si può notate la classe di Misiani che fa prendere alla Ravetto le difese del PD e tace abbi pazienza siccome diciamo parliamo di una cosa importante basta leggere le carte la famosa carta d'intenti si trova in rete disponibilissima c'era scritta una cosa molto semplice che nel governo del centro-sinistra, noi sulle questioni che nel governo avessero elementi di differenza avremmo votato a maggioranza nei gruppi unitari. Ma qua è siccome il presidente di della Repubblica. Grazie. Ma il governo. Ho capito, che io devo stare governo, a maggioranza per fare larghe intese, cioè il contrario di quello che di fermi tutti. Notizia: oggi Enrico Letta farà il primo consiglio dei ministri. È passata una settimana dal giuramento. La prima misura sarà l'eliminazione dello stipendio dei ministri. Risorse che spiega andranno alla copertura per le misure a favore di chi è senza lavoro. Temo che parliamo di spiccioli, però va benissimo perché è un bel segnale. Però intanto, lo dicevano tutti i miei ospiti finora, in Italia le emergenze sono infinite. Alcune sono veramente proprio dietro la porta, come per esempio la cassa integrazione che scade, altre invece, ahimè, arrivano da lontano, perché in Italia le emergenze, lo diceva Fratoianni all'inizio, siamo sempre in emergenza. Vi raccontiamo l'emergenza in Sicilia, che viene da lontano ma ancora oggi è nel pieno del suo svolgimento. Guardate. Nel 2009 una violenta alluvione in provincia di Messina devasta i comuni di Giampilieri e Scaletta Zanclea, provocando 37 morti e 1000 sfollati. I danni ammontano a quasi 500 milioni di euro. Silvio Berlusconi interviene durante l'omelia della messa di Natale per assumere un impegno con i cittadini. Quindi credo che per quanto sia dolorosa questa situazione, presto questa situazione stessa sarà lenita, sarà dato a tutti la possibilità di trovare serenità o nella propria casa messa in sicurezza oppure in una nuova casa, però dentro il tessuto con tutti i servizi della città. Il governo farà la sua parte assicurando tutti i soldi che serviranno. Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia. A 4 anni di distanza siamo tornati a Giampilieri per vedere se le promesse sono state mantenute. Qui stiamo andando nel cuore della città dove è esplosa questa bomba d'acqua. Qua sono state 19 vittime. 19 soltanto qua, in questo pezzettino qua. E ho guardato dentro casa tua. Capito che era una I lavori di ricostruzione promessi da Berlusconi non sono ancora iniziati. Sembra di essere in una città fantasma. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. Questa è la casa del marinaio Simone Neri. Durante la notte della tragedia è stato travolto dal fango dopo aver salvato 8 persone. Per questo ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile. Proprio in questo punto, perché la madre di Neri Simoni sale tutte le sere a mettere i fiori, perché giustamente una madre non si può scordare mai un figlio. Del proprio figlio? Sì, del proprio figlio. Quella è la casa dove è morta la bambina Ilaria De Luca. Questa casa abitava, quella è la stanzetta dove dormiva. Giampilieri, nel cuore della provincia di Messina, distrutta dall'alluvione, è stata devastata dalle promesse non mantenute dalla politica e adesso è una città dimenticata. Non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando! Non l'hanno capito! Non l'hanno capito!
un leader di successo, un malcontento da interpretare, pochi slogan chiari e diretti e il gioco è fatto. Sembrava tutto facile per i 5 Stelle dopo la cavalcata vincente dello tsunami di Grillo e il boom della sua lista alle ultime elezioni. E invece no. Una volta arrivati alla meta, i grillini hanno mostrato molte debolezze. Prendete la questione stipendi. Ridurseli drasticamente era la loro battaglia di bandiera e infatti se li sono tagliati del 50%. Ma alla prima busta paga ecco scoppiare la magagna dei rimborsi. Che fare di quegli 8.000 euro circa al mese? Intascarli a zitti o restituire i soldi non spesi? La questione è ancora aperta, mentre molti dei loro elettori storcono il naso. Rinunciamo a metà dell'indennità parlamentare. E non è un caso isolato. A molti simpatizzanti di Grillo sono sembrati flop a 5 Stelle anche i due streaming con i presidenti del Consiglio incaricati. Sarebbe bello se anche il Partito Democratico interpellasse i suoi iscritti, per esempio. Guardi, perché non la può dire così, non la può dire così, perché Stefano Rodotà è stato scelto a 4.677 iscritti. Il nostro candidato sindaco di Roma è stato scelto da 50.000 iscritti. Fin qui potrebbero sembrare solo peccati di inesperienza, ma cosa pensare di un movimento che si dice rivoluzionario, compie il gesto forte di occupare il Parlamento e poi va a casa per non sprecare energia elettrica? Da un punto di vista propriamente rivoluzionario, ha fatto impressione e anche un po' sorridere la scelta mite, remissiva, buonista, ma non certo rivoluzionaria, di seguire i consigli della questura, disdire la bellicosa convocazione di una manifestazione di piazza il giorno in cui il capo assoluto Grillo gridava al golpe. Un colpettino istituzionale furbo. E poi, che dire di un gruppo politico che fa di internet la base del suo credo democratico? E poi si fa mandare a monte il referendum online sul candidato presidente della Repubblica da un paio di hacker e che dagli hacker si fa rubare anche la posta elettronica? Né ha giovato all'immagine del movimento l'espulsione del senatore reo di aver partecipato a dei programmi televisivi. È assolutamente illegittima. Insomma, la lista delle magre figure dei 5 Stelle è lunga e inizia a far male, se è vero come è vero che il movimento in Friuli, in appena 2 mesi, ha dimezzato i propri voti. E ora, come se non bastasse, ecco all'orizzonte la questione delle commissioni parlamentari. I grillini vorrebbero quelle su vigilanza Rai e Copasir, ma, viste le resistenze di altre forze politiche, rischiano di vedere infrangere il loro tsunami su un ennesimo scoglio. Insomma, i grillini sono in ambasce. Grillo verrà a Roma oggi per metterli in riga perché molti non vogliono rinunciare alla diaria. La situazione è complicata. Nel frattempo, come abbiamo visto anche prima, Grillo continua a tuonare dal suo blog usando parole molto pesanti. Voglio leggervi una cosa, perché oggi è il 9 maggio. 35 anni fa fu ritrovato in via Caetani il corpo di Aldo Moro. E questa mattina ci sono state le celebrazioni di questo tragico evento che ha cambiato la storia d'Italia. Sono nati lì Presidente della Camera, il Presidente del Senato e Giorgio Napolitano, che ha dichiarato proprio in quel luogo: la violenza va combattuta e va fermata, va scongiurata prima che si trasformi in eversione e distruzione. Penso che in questo momento non possiamo star tranquilli di fronte al riemergere di estremizzazioni violente, anche solo sul piano verbale o della propaganda politica. Mi pare che, insomma, l'accenno a quello che sta capitando sia abbastanza chiaro, ma torniamo al tema della diaria, perché io non ho capito bene perché si sono tanto impantanati in questa storia della diaria. Voi che siete in Parlamento avete capito qualcosa in più? Cioè, dov'è che loro non riescono a trovare la quadra? Io francamente faccio fatica a entrare in queste discussioni sulla parte rendicontata, quello che avanza. Adesso è chiaro che il tema della sobrietà della politica, della riduzione dei costi è sacrosanto. La classe rendicontarlo dirigente è bello, però, no? Rendicontarlo è una bella cosa. Sì, cioè, no, sapere che voi spendete, infatti sono per la perché avete fatto delle cose che noi sappiamo cosa sono, a noi ci fa piacere come infatti cittadini. Basta avere buon senso e seguire quello che fanno nel resto d'Europa, dove i parlamentari hanno un'indennità che è più o meno come quella che già oggi hanno i parlamentari italiani e poi hanno degli rimborsi da documentare che servono ai parlamentari per fare il loro lavoro. E quindi le spese per gli assistenti, per fare politica, per soggiornare dove deve soggiornare. Non è che bisogna inventarsi cose strane. Basta fare le cose normali, perché se invece mi prendo i soldi dell'assistente, lo pago in nero e me li metto in tasca, esatto, cosa che a me è successa di raccontare, qui studio diventa meno simpatica la faccenda. È una cosa basterebbe fare questo tipo di riforma che ci allineiamo immediatamente a quello che succede in altre democrazie. La cosa che fa un po' specie, mi permetto di dire, è che il Movimento 5 Stelle sembra tutto rinchiuso in questo tipo di discussione sulle le presidenze delle commissioni, Copasir sì, Copasir no, la diaria, quanto rendicontiamo, quando fuori c'è un paese, onestamente, che della diaria che restituisce il deputato Grillino non gliene può fregare di meno.
e c'è un problema questo paese di 3 milioni di persone che non hanno lavoro. Non è mica vero, dice Elisabetta. È mica vero? Noi abbiamo votato il documento di economia e finanza, che è un documento fondamentale della politica economica di questo paese. Io voglio capire quanti emendamenti sono stati presentati dal Movimento 5 Stelle e che tipo di contributo. Zero, dice Aravetto. Io credo che gli italiani forse interesserebbe capire che cosa si intende fare in Parlamento per la politica economica e sociale di questo paese, per creare lavoro, per rilanciare allora, l'economia. Allora, io credo che ci sono entrambi i problemi, Misiani. La credibilità della politica va recuperata, perché ci sono stati dei tempi troppo bui da questo punto di vista, però bisogna farla la politica, perché la politica deve essere credibile per fare le cose. Cioè, noi siamo pagati per stare in Parlamento e fare le leggi, tentare di risolvere i problemi degli italiani. Prima di sentire l'opinione anche di Ravetto e Fratoianni, però facciamoci una... sorridiamo con Fiorello, che si è occupato anche lui della diaria dei grillini, guardate. Dai, tre! Lo stipendio lo so, me lo decurterò. Non andrò al bistrò, ma in mensa mangerò. Una casa in affitto, con cinque posti di letto. C'è una cosa che è normale, non si può rinunciare alla diaria. Noi vogliamo solo la diaria, per una birra e poi voglia dentro me, anche di una pizza a taglio, così vivo pure il grillo. Da aria a diaria, va bene. Fratoianni, voi con il Movimento 5 Stelle siete ormai all'opposizione insieme, ma se ho capito bene cominciate a averli, insomma, essere un po' incavolati, perché sono pieni di tutte le poltrone, vogliono il Copasir, vogliono la vigilanza, insomma cominciate ad avere dei problemi interni all'opposizione? Ma diciamo, noi siamo all'opposizione e vorremmo provare a costruire lo spazio di una discussione, in particolare sulle questioni di merito, di cui spero che tra un po' il Parlamento comincerà, diciamo, ad occuparsi. C'è però un problema, sì, è un problema serio. Io ho l'impressione, diciamo, che i deputati, le deputate del Movimento 5 Stelle, perché con loro ho una relazione, non con Beppe Grillo, diciamo, vivano... Cioè lei ci parla, lei le salutano, le danno la mano, non si comportano, perché qualcuno sì, una qualcuno, collega della Ravetto sì, mi ha detto che si è avvicinata, no, ha fatto così, e quella ha messo la mano dietro la sedia. No, io ho anche un amico grillino, dopo glielo dico. Qualcuno sì, qualcuno no, però adesso le racconto... Ravetto, di sinistra c'è un amico grillino. Non sono di sinistra, ma c'è un amico qualcuno grillino. Qualcuno sì, qualcuno no, però adesso le racconto, diciamo, un episodio. Due giorni fa, l'elezione delle commissioni, io sto nella commissione cultura, è stato eletto il presidente del PDL... Ci sono due vicepresidenti, di norma aspettano uno alla maggioranza e uno all'opposizione. È finita che li ha presi tutti e due la maggioranza, uno del PD e uno di Scelta Civica. C'erano i deputati del 5 Stelle che, diciamo, si guardavano un po' sorpresi da questo esito. Mi sono alzato, sono andato a parlare e ho detto: ragazzi, vedete che a me non interessa niente delle vicepresidenze, ok? Tant'è che ne abbiamo prese zero, a proposito di poltrone, finte opposizioni, eccetera. Zero su zero, dopodiché gli ho detto: se voi continuate a fare così, cioè a pensare che in questo posto che si chiama Parlamento per un motivo, ecco, Parlamento, quel nome c'ha un motivo, è il luogo in cui si parla, ci si confronta, si discute. Se continuate a pensare che questo luogo sia il luogo in cui invece ognuno si autorappresenta, a prescindere dalla capacità di esercitare un elemento di confronto, quando discuteremo dei problemi veri, rischiamo di non portare a casa niente sul, diciamo, sul terreno delle cose che invece interessano la vita delle persone. Che è quello che sta succedendo. Perché se uno arriva e dice: io voto solo i miei e non voto nessun altro, mai, e non discuto mai con nessuno, perché gli altri sono finti oppure sono zombie, questa roba qua non funziona. Allora io, diciamo, non ho problemi col Movimento 5 Stelle, ecco, ho problemi con un atteggiamento. Perché siccome penso che noi abbiamo il compito di provare a fare delle cose, vorrei che su quelle cose ci si potesse confrontare. Adesso noi, diciamo, in questi mesi abbiamo presentato decine di proposte di legge, interrogazioni, emendamenti ai provvedimenti che sono arrivati. Abbiamo provato, diciamo, a fare il lavoro per cui siamo pagati. Ecco, su questo dico solo una cosa. Anch'io ho l'impressione, come la signora prima, che voi invece comunque interessi anche che si fa della diaria. Mi dica, diciamo, una cosa, ma il Copasir lo avrete voi o loro? Si è capito? Non lo sapete ancora? Diciamo... mistero. Non è dato sapere. Penso solo che nessuno ha il diritto, diciamo, di... decidere chi è l'opposizione e chi è la maggioranza. L'opposizione è chi in Parlamento la esercita. Noi siamo chiesti, diciamo, una cosa molto semplice, però, ma ve lo immaginate voi un grillino alla vigilanza Rai? Perché lì potrebbe succedere veramente. Non è da immaginarselo, basta saltarlo, ci sarà. Ci sarà. Sarà Fico? Siamo andati se davanti. Sarà Fico, non lo so, ma ci sarà. Sarà Fico di nome e di fatto, quello lì. Allora, siamo andati davanti alla Rai, davanti al cavallo più famoso d'Italia, a sentire lì come attendono
l'avvento dei grillini. Guardate. Viva la Rai, che fa crescere sani, viva la Rai. Siamo in viale Mazzini 14 a Roma, di fronte alla sede della direzione centrale della RAI. La domanda che cerchiamo di porre ai dipendenti della RAI è: che cosa accadrà alla RAI se un esponente del Movimento 5 Stelle, sembra possa essere Roberto Fico, diventerà presidente della commissione di vigilanza RAI? Dobbiamo dire cerchiamo, perché non è facile avere risposte dai dipendenti RAI, volti noti o meno noti, tutti comunque schivi di fronte al nostro microfono. Che cosa pensa della possibilità di dare a Roberto Fico del Movimento 5 Stelle la presidenza della commissione di vigilanza RAI? Noi siamo istituzionali, quel che il Parlamento decide va bene. Credo che bisogna prendere in considerazione tutte le eventualità in questo momento. Vediamo, non lo so, la democrazia esprimerà la sua opinione. Secondo lei potrebbe essere una cosa positiva comunque per la RAI? Non lo so. Muovere qualcosa, perché qui dentro è tutto politicizzato, i posti praticamente già sono tutti assegnati a priori, guardi, da sempre proprio. La RAI è la proiezione della nostra società, quindi il 25% che ha votato Movimento 5 Stelle avrà votato Movimento 5 Stelle anche dentro la RAI. Io penso che una posizione di questo tipo comunque debba andare alle opposizioni, come tra l'altro è stabilito dalle norme, e quindi è giusto che una forza che comunque rappresenta 9 milioni di cittadini possa occupare una posizione anche di questo tipo. La commissione di vigilanza, secondo me, che ha un indirizzo proprio di controllo e di approfondimento su tutte le tematiche RAI, può in questo caso dare una mano al cittadino ad entrare a proporre programmi televisivi o comunque ad avvicinarsi di più alla RAI, che in questo caso dovrebbe beneficiare di questa apertura. Il Movimento più volte ha detto che avrebbe aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, lo stesso avrebbe fatto con la RAI. È buona apertura, che vuole che le dica? Sì, senz'altro, cioè proprio da scoperchiarla, senz'altro, perché ci sono un sacco di magagne sotto. La speranza c'è, ma poi bisogna vedere che in realtà, che cosa possono fare, se non gli legano le mani e i piedi pure a questi, insomma. La RAI per scoperchiata di così è impossibile, mi sembra una casa aperta. Allora, arriva Fico alla vigilanza RAI, come si comporta secondo te, Tommaso? Che fa? Secondo me si comporterà normalmente, legittimamente, come si sono comportati moltissimi presidenti di vigilanza, fra virgolette, eterodossi che ci sono stati prima di lui. Storace fu presidente della commissione di vigilanza RAI, io adesso non ho memoria di quello che fece, però tra le cose che fece fu quella di denunciare, per esempio, che i radicali erano estromessi dalla TV pubblica. I radicali poi... Quindi rischia di essere una buona notizia questa di Fico alla RAI. No, non è che rischia di essere una buona notizia. Riportiamo le cose al loro alveo naturale. La commissione di vigilanza parlamentare RAI avrà una maggioranza opposizione. Il presidente è espresso dall'opposizione, ma è ovvio che alla fine le decisioni saranno prese alla maggioranza. Detto questo, è sacrosanto, è legittimo che una forza di opposizione che ha il 25% debba averlo, e non per questo sarà un male per il paese. Allora, anzi, vi faccio notare una cosa: Grillo fu cacciato dalla RAI e così cominciò la sua carriera alternativa che l'ha portato fino alla politica, e che tornerà in RAI attraverso la vigilanza. Non è male come cosa, ma intanto in RAI è tornata anche un'altra cosa: il carosello, guardate. Lunedì sera è tornato sugli schermi di Rai 1 il mitico Carosello, una scelta dettata dal momento, la crisi economica, il PIL indietreggia e la disoccupazione da record ai livelli del 77. Cambiano i tempi, ma l'Italia guarda al passato, insomma, solo l'operazione nostalgia riesce a salvarci. I migliori anni della nostra vita. Non solo pubblicità, al cinema spopolano i film ispirati agli anni 60, 70 e 80, i rifacimenti dei grandi classici fanno il pienone. La televisione non è da meno, boom di ascolti per quelle trasmissioni che guardano al passato. Anche la moda fa un passo indietro nel tempo, pantaloni a zampa e vestiti anni 60. Persino nel calcio è tornata quella sobrietà un po' retro, maglietta polo con colletto a V. Meraviglioso! L'operazione nostalgia si insedia nella vita di tutti i giorni, meno soldi e più fantasia. Si torna a vivere in campagna vicino alla città, pane e pasta si fanno in casa e si usa di più la bicicletta, se ne vendono due per ogni auto nuova. Un sapore vintage che rimanda agli anni 70, all'austerity legata alla crisi petrolifera.
antichi mestieri e tradizioni popolari. Così ci si attrezza guardando al passato persino contro i furbetti dei mezzi pubblici. A breve, su autobus e tram, dovremo fare i conti con i bigliettai che torneranno con berretto e divisa. E anche la politica fa un salto in avanti, ma qualcuno dice nella Prima Repubblica. Perché molti ministri e sottosegretari del governo Letta hanno mosso i primi passi nella Democrazia Cristiana.